Buonasera, siete in diretta su Teleregione, canale 17 in Abruzzo, in tutto l'Abruzzo, in tutto il Molise, ma dappertutto siamo in streaming sul nostro canale YouTube e sul sito, tra l'altro nuovo, vi invito a visitarlo, teleregionetv.it. Allora, speciale zona sport, vi presento subito gli ospiti, il presidente del Campobasso, Matt Rizzetta. Grazie, Matt. Grazie per l'invito, sempre un grandissimo piacere. Grazie, complimenti per la vittoria di oggi contro Roma City. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Mark Consuelos. Grazie per l'invito. Welcome, grazie. Mark. Grazie, grazie per essere qui, grande attore. You have many fans in Molise too. L'ho conosciuti oggi in piazza. Tantissimi, sì, tantissimi. Carica. Grazie all'assessore allo sport del comune di Campobasso, Luca Paretano, grazie. Grazie. Grazie al collega Primo Piano grazie, Molise. Grazie a te, buonasera a tutti. Teleregione TV, Franco De Santis. Ciao Franco. Mi conduciamo assieme, Franco, da colleghi. Allora, intanto, Matt, complimenti. Grande vittoria oggi contro Roma City, una squadra forte. Tra l'altro, il presidente, so che siete in ottimi rapporti, Tonino Donno, no? Vive in Florida. Sì, assolutamente Franco, ci voleva questa vittoria, ma per me e per Marco oggi ci sono state tre vittorie, sia la vittoria del campo, in campo, la vittoria sugli spalti e naturalmente la vittoria dello staff tecnico e dello staff intero che io e Marco siamo fierissimi di rappresentare. Ecco, ci tenevamo a darti il riconoscimento meritato, vero? Assessore, insomma, eravamo rimasti in sospeso. Insomma, un conto è insomma, in collegamento Skype, certo. E un conto è. Mi fa piacere che Mark guarda Zona Sport. Sì, lo seguo in America ogni settimana, mi piace moltissimo. Salutaci Kelly, ovviamente. Grazie. Tu hai anche salutato la mia madre un paio di volte, sì. Ti voglio ringraziare. Grazie, grazie. Come nasce questa collaborazione, Mark, con Matt? Per me ho fatto tante cose, ma questo è uno dei più importanti, è portare il nome del Campobasso in America. C'era, ma adesso per l'impegno a portare il nome di questa squadra. E oggi era tre punti, sono tre punti molto importanti. State facendo conoscere Campobasso anche negli States. Sì, sì. Grazie a lui. Ed è una cosa bella. Lui poi ha milioni di follower e quindi insomma veicola questa società e questa immagine di questa piccola regione non solo negli Stati Uniti ma dappertutto. Speriamo. Ieri ho trovato una ragazza nel palazzo dove abito, mi ha detto torno a Bologna, non posso vedere Marche, perché vedo sempre una serie TV nella quale ci sei tu, quindi vedi hai tanti fan anche qui, anche in Molise. Ah, mi fa contento. E questo è bellissimo. Franco. È l'entusiasmo che piace, che è coinvolgente, che ci fa sognare, cioè ci fa tornare a sognare dopo due anni vissuti, insomma, con la delusione dell'estate 2022, poi con la ripartenza, insomma. Il grazie è d'obbligo innanzitutto e poi è bello sentire parlare di programmazione perché anche nella conferenza di oggi, subito dopo la partita, avete parlato di programmi, di futuro, al di là del risultato chiaramente specifico della domenica, che pure però fa bene perché credo sia la tua prima vittoria, se non mi sbaglio, sì. Matt, giusto? No, invece prima... Mark non ha mai perso. Non ha mai perso. No. Io invece non ho mai vinto. Fino ad oggi. Sì, sì, casalinga, sì. Una partita sì. Casalinga. Sì. Lo ricordavo anche con l'altra gestione, giusto, sì, se non mi sbaglio. Sì, sì. Quindi abbiamo sfatato questo tabù. 12 finali alla fine, giusto? Questo è il motto ormai, cioè nel senso mancano 12 finali, affrontiamole tutte quante al massimo e la squadra ha mostrato carattere oggi, ha sofferto però i tre punti erano fondamentali. Assolutamente, oggi ci siamo scesi in campo con lo spirito giusto, una mentalità vincente, agguerita, importante e questa vittoria ci vuole sicuramente. Stiamo vedendo le immagini, Matt, Mark, e poi ho visto alla fine anche dopo la partita c'era anche mister Pergolizzi con sì. Voi, è stato bello vedervi sotto la curva nord, belle queste immagini,
gara sbloccata subito, dobbiamo dirlo, con un grande gol di Maldonado. Golasso. Golasso. Bellissimo. È stato costruito anche, se non sbaglio, da Di Nardo. Di Nardo. Sì, cross di Lombardi, poi Di Nardo ha fatto... Prima Di Nardo ha fatto il passaggio, poi cross di... Bellissimo. Ha realizzato 3 gol nell'ultimo... tutti belli e tutti decisivi, perché Maldonado è un giocatore, c'era anche il padre, cioè nel senso sono i genitori qui, perché è nata la figlia, interdizione, ovviamente. Qualità, riesce a essere decisivo sotto porta, quindi credo sia il simbolo di questo campo basso, che sa soffrire, quindi è combattivo, indossa l'elmetto, però sa anche essere qualitativamente a livelli alti, perché il 2-0 è molto bello, è preparato sull'asse Lombari Persichini, Lombari di Filippo, e poi il cross per Persichini al centro, quindi poi ci sta anche che si soffra un po' nel finale, perché Roma City gioca bene a calcio, l'abbiamo visto anche in andata, quindi era un'avversaria tosta da affrontare. Hanno annientato Di Renzo, che è il capocannoniere del girone F, quindi i difensori hanno lasciato un palo, ha segnato lui, Di Renzo. E quando... No, ha segnato Ingretolli oggi al Roma City. Sì. Ecco, Luca, eri anche tu oggi allo stadio. Sì, io direi anche il secondo gol è stato un bel gol, perché ha dimostrato che quando giochiamo la palla è l'azione, insomma, il triangolo prima del cross basso, che poi quando butti la palla così forte al centro può capitare di tutto, infatti c'è stata confusione, ma è l'azione che è stata molto bella. Sì. Per dire, quello che volevo dire, insomma, è che quando la giochiamo la palla lì davanti riusciamo a fare bene. Il problema è che molto spesso abbiamo questo gioco per cui andiamo sulla punta e oggi forse un paio di situazioni in cui c'è stata confusione, abbiamo avuto la possibilità anche di portare sul 3-0, siamo stati più tranquilli, in modo particolare la palla di Persichini, che a porta vuota. Non lo so se forse era... No, è uscito un tiro sporco, ma... Sbilanciato. Era sbilanciato. Sì, non c'aveva spazio, poteva forse portarsi un po'... No, non è riuscito a coordinarsi bene, secondo me. Era sbilanciato. Esatto, quindi è uscito un tiro sporco. Ci hanno fatto soffrire, ma perché oggi era importante la vittoria. Stiamo vedendo la classifica, vedi? Quindi Campobasso e San Benedettese allungano sull'Aquila, che ora è a meno 4. Sembrava scritto quel pareggio oggi dell'Aquila. Ricordiamo, Franco, le dimissioni dell'allenatore dell'Avezzano. Sì, Ferrazzoli ha fatto un passo indietro dopo la sconfitta di oggi col Notaresco, quindi l'Avezzano resta comunque in alto perché 6 punti di svantaggio, però nell'ambiente già c'era sfiducia nei suoi confronti, quindi ha deciso, insomma, di lasciare e di dimettersi. Si profila un duello, dobbiamo dirlo, perché poi alla fine... La San Benedettese è la squadra più forte insieme al Campobasso, senza nulla togliere alle altre, però nel big match dell'Aquila, dopo tutto, il Campobasso si era giocata alla pari, quindi l'unico difetto che ha avuto è che non ha saputo metterla dentro rispetto agli abruzzesi, quindi ottimo prima della sosta, perché vincere prima del riposo era fondamentale per restare primi in classifica, e poi si gioca molto anche a Senigallia dopo il 18 febbraio. Pochi giorni, Matt, poi tornerai in primavera. Che giorni sono stati? Intensi? Molto. Soddisfacenti. Io ringrazio ancora una volta Mark, che è una persona naturalmente con tanti impegni, ma lui ci voleva... Ha trovato il tempo per venire. Ma... E la prima gara contro Roma City mi hai fatto male, 3-1, mi hai fatto male, ha detto a Matt che quando ritorno a Campobasso io devo venire a guardare la partita. E soprattutto si deve vincere. Sì. Io invece tornerò per la partita contro Vassano il 14 aprile, se non sbaglio, e poi ci resterò fino a fine campionato. Vogliamo spezzare, poi proseguiamo, abbiamo un po' di tempo fino alle 19. Luca? Sì, era rimasto in sospeso con questo... perché dal vivo è un'altra cosa. Quindi lo riconsegniamo. Il premio a Maestro Rizzetta come sportivo del giro verso la telecamera. Ok. Ok, congratulazioni. Grazie Luca, grazie. Anche se... Facciamo un applauso anche se siamo pochi, dai. E la pergamena.
Grazie, Franco, grazie mille. Grazie a te, Matt, grazie a te. E la pergamena, grazie. C'è un messaggio per te, quello che abbiamo letto l'altra grazie. Volta. Grazie, sì. E Franco Di Sandis, grazie a lei. A te. Grazie a voi. No, ci tengo tantissimo a questo. Allora, io e Mark e tutto il gruppo societario abbiamo deciso di sposare questo progetto quando nessun altro per me aveva, direi, il coraggio di farlo. E poi non abbiamo fatto per premi, per riconoscimenti, ma abbiamo fatto perché abbiamo creduto sempre in questa piazza, come sempre. Però ricevere un premio del genere per me mi dà un stimolo in più, la motivazione di continuare, perché questa piazza se la merita, è una cosa che ci tengo tantissimo. È stato bello anche, Matt, quando insomma, abbiamo fatto il collegamento Skype, tu hai parlato anche del ruolo della famiglia, no? Che ti supporta e che insomma... Dietro poi un grande presidente ci deve essere per forza una grande famiglia. Certo, io e Mark e tutto il gruppo societario ci siamo tuffati dentro il progetto e non è una cosa che puoi lavorare qualche minuto, qualche ora al giorno, è una cosa, un impegno di 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, quindi indietro a noi c'è una famiglia, una base di famiglia molto importante. Questa è una cosa scontata, anche loro hanno fatto tantissimi sacrifici, sì. La nostra famiglia, la figlia di Mark, mia moglie, sono venute qui per sopportarci e per vivere questa esperienza. Penso che loro già vorranno venire nuovamente per la prossima partita. Salutiamo Nicola Cirincioni, ovviamente, certo. Vicepresidente. Certo. E oltre a Marco, che è qui stasera con noi, ci sono tanti altri tuoi amici, Matt, che sostengono questo progetto. E io e Marco ci siamo detti la stessa cosa. Noi... durante una fase importante di questo campionato noi volevamo una copertura, una presenza del gruppo societario fino a fine campionato, quindi io e Mark ci siamo presentati per la partita di oggi, Nicola invece per le prossime due partite e poi fino a fine campionato noi avremo sempre una presenza in tribuna, se non in curva. A Boiano, quando c'è stata la vittoria del campionato di eccellenza, eravate in tanti. Certo, eravamo una ventina, mi sembra. Sì, c'era anche... È stata una giornata indimenticabile. Un ricordo che immagini che non dimenticherò mai. Cosa a distanza esatta di un anno dalla delusione per la Serie C che è sfumata, insomma, quel giorno è stato un po' di riconciliazione per i tifosi del campo basso. Guarda Franco, un anno fa stavamo parlando di delusioni e del passato, però io credo che un anno dopo possiamo parlare esclusivamente del futuro, perché è questa la cosa che ci riempie di gioia. Abbiamo un futuro importante. A prescindere dalla categoria, noi partiremo sempre con una garanzia di assicurare un futuro importante, una base solida per questa piazza e partiremo sempre naturalmente per vincere. Naturalmente i risultati sono sempre un po' imprevedibili, però partiremo sempre per vincere. Anche il direttore generale Mario Colalillo, che salutiamo, è stato in studio, ha spiegato un po' anche i programmi, i progetti anche nel futuro. Ci tengo a precisare una cosa su Mario Colalillo. Io quando sono entrato per la prima volta in società qualche anno fa, in minoranza, c'era anche Mario come segretario, se non sbaglio. E lui ho sempre visto una grandissima capacità, nonostante una correttezza che in questo mondo di calcio è fondamentale. E poi forse a volte è stato un po' sottovalutato, direi, quindi questa è un'opportunità grandissima per lui, questa cosa è anche una lezione per tutti noi, perché quando dai un'opportunità a una persona che lo merita e poi loro lo sfrutta al massimo, è una cosa che ci dà più gioia di tutti i risultati sportivi, direi. Ecco Mark, quando parlate negli States, anche ho visto in alcuni talk show di questa piccola realtà del Molise, cosa dicono, insomma, cosa pensa? Io dico che puoi tifare per
una squadra è possibile ti fare per una squadra di Serie D. Se puoi fare per una squadra di Serie D è capobasso. Tutti i miei amici lì in New York mi chiedono ma dov'è il capobasso? E devo spiegare. c'è, come si dice, get excited, come si dice? No, sì, c'è un entusiasmo. Entusiasmo. Loro... Sì, sì. Ogni domenica a casa mia c'è, non, io non guardo l'Inghilterra o la Liga. Premier League, gli altri campioni. No, solamente guardo Serie D. Una volta invece sì, ma ormai l'avete... Ha soppiantato la Premier, diciamo. Sì. C'è anche Brooklyn, ricordiamo. Sì. C'è anche Brooklyn. Sì, e poi sì. Possiamo sfruttare una bella partnership tra Brooklyn e Campobasso, che ancora Brooklyn è un progetto ancora appena nata. Qualcuno se l'ha preoccupato, Matt, quando hai acquistato il Brooklyn, poi anche in Svizzera, però puoi assicurare che insomma, no, ma ci sono delle sinergie da sfruttare, quindi è incrementale, non è che... Allora, Campobasso ormai, questa siamo famiglia, questa per noi è una seconda casa. E capisco perfettamente anche la delusione in passato, dopo tanti fallimenti, però noi siamo una società ben solida, ambiziosa. L'unica cosa ormai che chiediamo, e penso che abbiamo meritato di farlo, è di chiedere una fiducia in noi, nei nostri mezzi, nella nostra visione, e possiamo garantire un futuro che ormai in passato non è stato per me mai scontato, direi, giusto? Oggi c'era una bella curva però. Come? C'era una bella curva oggi. Sì, bella. Sì. La risposta c'è stata oggi. Sì. L'atmosfera, quando lo vivi di persona, veramente è tutta un'altra cosa rispetto alla Io alla ho televisione. Portato la mia figlia qui, lei è a Londra, ha fatto il viaggio, e guardato la curva, e noi abbiamo in tribuna, e lei voleva andare alla curva. magari la prossima, però è un'esperienza che può fare anche perché è una si divertono, cantano, sì, ed è, sì. E non è mai successo sì. Niente. No, niente, no, niente. No, tifoseria è una tifoseria correttissima, quella di Campobasso, e sicuramente è un'esperienza da certo. Fare. E Luca, per questo a volte io penso che i tifosi del Campobasso forse a volte sottovalutano i loro mezzi, perché loro, noi come campobassani, come molisani, come tifoserie, secondo me, secondo Mark, non siamo inferiori a nessuno, e oggi è stata prova per me. È bello anche vedere i ragazzini, sì, i giovani, sì, che sì. Sono lì, sono molto, e loro crescono. Sì, esatto, e questo anche è un merito a Mario Colalillo, perché lui pian piano, insieme a Giacomo, insieme a tutto lo staff, pian piano stiamo cercando di allargare la nostra base tra tutto il Molise, perché siamo la squadra della regione, quindi stiamo cercando di ridare un entusiasmo ai giovani che rappresentano la futura generazione per questo progetto. Ho visto, è stato anche a Boiano, esatto, sì. È stato a Boiano, sì, ma sì. Storico club. Storico sì. Club, da 40 anni. Sì, 40 anni, una ottantina di iscritti, associati. Sì, no, per me queste cose rappresentano i motivi per il nostro ingresso, perché naturalmente c'è l'atto sportivo, ma il calcio va oltre il campo, come Luca, naturalmente, nel tuo ruolo, sei meglio di tutti. Sì. Cosa vuol dire per un piccolo capoluogo Luca avere una visibilità internazionale con Mark, con Matt e con gli altri amici? È qualcosa di straordinario, perché lo fu già anni fa quando il Basso mi dava in Serie B, e finalmente, perché il fatto che non lo conoscono in America ci può anche stare, ma il problema è che molto spesso non lo conoscono nemmeno in Italia, Campobasso, perché è una realtà talmente piccola che è così. E invece
genere, fosse anche soltanto per aspetto calcistico, che, dimostrare comunque di entrare nelle piazze che contano è qualcosa che ci riempie d'orgoglio. Ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale, io non te l'ho mai fatto, diciamo pubblicamente lo faccio in questo momento, e sicuramente abbiamo parlato di delusione eccetera, ma veramente io mi sembrano tempi lontanissimi. Sì. Si è acceso un entusiasmo nuovo che risale, cioè che un po' riprende l'entusiasmo che c'era una volta, di quando appunto facevamo, riuscivamo ad essere, non dico a primeggiare, ma sicuramente chi veniva sul campo di Campobasso sapeva che doveva giocarsela con i denti, altrimenti non avrebbe portato via punti. Quindi questa è una cosa che, ripeto, è un aspetto che vedi. Socializza il calcio a Campobasso, c'è discussione durante la settimana, c'è confronto, ci sono anche lamentele, ma quelle poi noi le lasciamo da parte, siamo anche un po' così noi che se le cose vanno bene ci entusiasmiamo e poi subito magari sarà che appunto abbiamo questo retaggio, questo problema che abbiamo visto delle illusioni, allora forse appena c'è un qualcosa che non va è semplicemente perché molta gente ama questa squadra e quindi teme sempre che possa andare male, però io devo dire che è impossibile non dare fiducia. La questione è questa: ogni cosa che avete detto avete fatto. E questo crea la fiducia, la serietà con cui si percorre una strada, e dimostrando che non ci sono mezzi fini oppure secondi fini oppure altre cose. E quello che si dice è esattamente quello che si vuole, e così si accende la speranza. Quindi quando parli di futuro, parli di, diciamo, di categoria, indipendente dalla categoria, però poi io so che si sta lavorando e stiamo cercando di attrezzare già lo stadio nell'eventualità si vada in Lega Pro, perché ci sono alcune cosette che vanno sistemate entro maggio con Mario e Francesco Furno, ci siamo visti recentemente proprio per queste cose. Quindi che dire, insomma, il ringraziamento è d'obbligo. Grazie Luca, grazie, ci teniamo tantissimo a tue parole. No, sì, condivido, allora anche le critiche che fanno parte del gioco, io e Mark siamo consapevoli che le critiche sono nate da una passione, da una volontà di vincere, di andare avanti, di migliorare, quindi per noi sono un bene, direi. Ecco, quando si andrà in Serie C, non dico se, ma quando, può darsi quest'anno, può darsi prossima stagione, è normale che tutto il popolo molisano deve, insomma, stare attorno a questa squadra, Franco, perché è, come ha detto anche più volte Matt, deve essere la squadra di un'intera regione. E il percorso che hanno iniziato è, credo sia proprio giusto, cioè ripartire dai centri limitrofi, proprio Boiano che era uno dei storici comuni che insomma spostava diverse persone la domenica in Serie B, arrivavano a vedere il Campobasso, arrivavano anche da Termoli e da Isernia, quindi da Larino, sì. Insomma i tifosi del Campobasso sono sparsi in tutta la regione. E qualcosa si era ricreato in Serie C, tu l'hai visto, sì, sì. Anche se un po' più da esterno, però qualcosa si era ricreato. Il Campobasso è la squadra della regione, al di là dei campanilismi, perché è l'unica che negli anni, nella storia, ha fatto il professionismo, è in grado di forse mantenerlo, io questo professionismo, lo speriamo tutti. Per quanto riguarda l'impianto, insomma, è l'unico di una certa capienza, no? Certo, certo. Quindi la direzione credo sia quella giusta. Si è parlato tante volte di operazioni simpatia in passato. Questa lo è senza neanche dirlo. Cioè nel senso che voi che andate sotto la curva sembra naturale, cioè il pugno al cielo verso i tifosi. Veramente sembrate due tifosi sotto la curva che vi mischiate a loro per tifare per la squadra. E non è scontato, perché ci sono presidenti molto più distaccati, no? Sì, poi lo stile, ognuno ha il suo stile, questo sicuramente, però si nota la genuinità delle persone, la coerenza, come diceva giustamente l'assessore prima, avete mantenuto le promesse che avete fatto e speriamo di poter festeggiare a breve, ma tu hai detto più volte, nel caso in cui, cioè noi riprogrammiamo un'altra stagione. Certo. Giusto? Cioè, perché è chiaro che il calcio non è una scienza. Certo.
certo. E ci vuole anche fortuna, Matt. Sì, sì, un insieme di cose. Esatto. Mark, negli Stati Uniti, piano piano, il calcio negli ultimi anni, decenni addirittura, sta prendendo sempre più. Prima c'era solo football americano, baseball e basket. Quando è venuto Messi anche quest'anno, ha cambiato tutto. Non potevi comprare la maglia in America di Messi, e lui ha portato qualcosa molto grande, era molto intelligente a venire negli Stati Uniti. Anche viene il mondiale, sia in Nord America, per due anni. C'è un'energia lì. Sì. Sarà ancora più frequente vedere gente che si appassionerà anche negli States dopo il mondiale a questo calcio, a questa disciplina. Certo, Franco, il nostro obiettivo è anche di portare Campobasso in America per fare un tour durante l'estate, nella categoria giusta. Quindi, c'è in Serie B si andò in Canada. C'erano 30.000 spettatori, se non sbaglio, a Montreal. C'è un'altra grande cosa che stanno facendo loro, Franco, è coinvolgere gli italiani e anche i molisani che sono lì in America. Ci sono parecchi, sì? Sì, quasi un milione di molisani tra Canada e in America. No, ma io devo anche ringraziare naturalmente voi per questo premio, ma anche devo ringraziare Mark di persona, perché lui ha sposato, io di Campobasso ho conosciuto qualcosa essendo in società per vari anni, ma Mark è entrato in questo progetto un anno fa, ha creduto in me, ha creduto nella piazza, e non posso essere più felice di avere un partner come lui al mio fianco. Tutte le decisioni che quest'anno non erano, che erano mica facili, quest'anno, abbiamo fatto insieme con coraggio, anche con calcolazione, non è che abbiamo preso decisioni al volo senza pensarci, però alla fine sono fiero di averli al mio fianco. Grazie. Senti, abbiamo cambiato corso dopo cinque partite. Il grande lavoro che ha fatto il direttore e il mister Pergolizzi, grandissimo lavoro, tutto il staff, si vede che hanno una bella energia, credono, hanno fiducia, loro sanno che noi stiamo molto vicini. E mi ricordo quando Matt mi ha chiamato quasi due anni fa, ha detto: io ho un'idea, possiamo comprare questa squadra? Era agosto, io ho detto: c'è squadra? Disse: no. C'è allenatore? Lui ha detto: no. Abbiamo uno stadio? Magari. Quanti giorni siamo? E lui ha detto: 10 giorni. Io ho detto: ok, facciamolo. Ma guarda, è pazzo come me. No, mi hai anticipato, Mark, perché quando Luca, quando l'assessore ha detto poco fa, loro hanno fatto i fatti, chiedo scusa per il gioco di parole, no? Quindi niente chiacchiere, hanno fatto i fatti, ma lo hanno fatto in una settimana, 10 giorni, cioè quello è stato un periodo secondo me molto intenso, ma anche di stress. Certo, noi eravamo costretti a ripartire da zero, e poi l'eccellenza non è una passeggiata, specialmente l'anno scorso con un'Esernia che hanno giocato insieme per qualche anno, quindi loro avevano una consistenza. Era amalgamata la squadra, certo. E poi noi abbiamo perso due partite l'anno scorso, se non sbaglio, però abbiamo vinto il campionato l'ultima partita, l'ultima giornata. Quindi con quei ricordi ancora di Pietra Montecorvino. Quando lì si è fermato. Sì, il cuore un po' di persone. Eravamo in svantaggio per 1-0. All'82esimo, mi sembra. C'è pure Giacomo dietro le quinte. Mi sembra che esultò un po'. Ma lui è un miracolo che sta ancora vivendo dopo quell'esperienza là. Ovviamente ringraziamo Giacomo per la grande disponibilità, Giacomo Reale, perché è un bello staff. Dai. Allora, Giacomo è stato una persona anche in passato che ha sempre creduto in me, nel nostro gruppo, e poi quando avevamo questa opportunità di portarli dentro la società non abbiamo esitato, perché lui
Ormai è diventato un punto di riferimento per tutta la piazza, come lo merita. Mi fa un gran piacere sentirlo. Io sono distante a New York, posso sentire ogni domenica la voce di Giacomo. Mi piace moltissimo. È una musica. È trascinante, sì. No? Trascina. Sì. Ma sei rimasto soddisfatto? Poi dipende anche ovviamente dalla categoria. Ma sei rimasto soddisfatto dalla risposta che stanno dando gli sponsor molisani? Oppure si può fare di più? Sì, c'è sempre da migliorare, però io a volte dimentichiamo che abbiamo incominciato meno di 2 anni fa, quindi siamo ancora all'inizio di questo progetto. La pazienza è una cosa che a volte per persone che sono fatte come me, anche come Marco, a volte la pazienza non è facile, però... Però ce ne accorgiamo che abbiamo una grandissima piazza, un base molto solida di sponsor, e poi abbiamo allargato la base anche in America, quindi abbiamo coinvolto tanti molisani che hanno fatto imprese in America, tipo Aldo Vincenzo, il nostro main sponsor dell'Avicore per lo stadio, Angelo Pastò, che naturalmente è un nostro grandissimo partner in società, lui ha sponsorizzato le dirette. Quindi questa cosa fa incrementare la nostra base, quindi è un valore aggiunto che nessun'altra squadra in Serie D può vantare, nemmeno in Serie C per tante squadre. Quindi è una cosa che dobbiamo migliorare in ottica futura, però abbiamo fatto per me una buona cosa finora. Ci sono margini di miglioramento anche per quanto riguarda gli sponsor negli Stati Uniti, in Canada, ci sono margini di... Certo. Poi dipende ovviamente dalla categoria, dal progetto. Certo. Noi riceviamo messaggi quotidianamente da molisani che vivono a Toronto, Montreal, Cleveland, New York, che vogliono far parte del progetto, che vogliono darci una mano, anche se una cosa semplice come io voglio comprare una maglia, però per noi... Ci dimostrano che hanno una volontà di vedere la loro madre terra cresce, di avere, grazie a persone come Mark, come Kelly, c'è una piattaforma anche per raccontare la storia di questa bellissima terra a tutto il mondo. Franco. La maglia di Maldonado è quella più gettonata, credo, no? sì. In questo momento. È un giocatore simbolo in questo momento di una squadra che vuole restare a tutti i costi prima in classifica. Oggi Maldonado si è dimostrato una volontà, il gol che ha fatto non è un gol qualsiasi, è stato un gol che ti dimostra la volontà di segnare, di vincere, questa è la cosa che sì, ci piace di più. In difesa lui oggi, correva. Sì. Di per tutto. Sì. E poi il rientro di Nonni in difesa ha messo anche è importante. Che importante. Ha un carisma particolare. Anche la perdita di Serra inciso. Certo. E era chiaro, perché oggi a centrocampo eravamo molto coperti. Molto più compatti. Sì. Anche questo nuovo Parisi è un buon giocatore. Sì. Anche perché è stato adattato a centrocampo, lui che è terzino, quindi sì, se l'è cavata abbastanza bene. Sfortunato Coquen che è entrato. Ma lì piuttosto è l'arbitro che non ha sanzionato quella manata. Ha preso una botta. Il sopracciglio sanguinante. Sì. Cioè, ma non c'era. L'arbitro non c'era nessun, sospende il gioco. Fischio. Esatto, quindi è dovuto ricorrere a un'altra sostituzione per Golizzi. E sono stati bravi i giocatori a mantenere la calma. Perché il livello, lo abbiamo sempre detto, non lo dicono loro, lo diciamo noi, ecco, anche degli arbitri. È un po' sceso in questa stagione. Vediamo degli errori. Io noto una cosa. Spesso gli arbitri vogliono mettersi in mostra. Voleva tutti i fare costi, il protagonista. A campo basso. Non va bene così. No, il problema è che le partite si incattiviscono. Esatto. Se al primo fallo lasci correre, il secondo, il terzo, poi capiscono che quello è il metro di giudizio, certo. La partita poi si rischia di fare male. Infatti, sì, per non loro parlare di un fallo madornale che c'era. Insomma, no, loro sbracciano oggi fischiato. Per poter prendere la palla di testa. Soprattutto i difensori, ma anche in attacco, sì, sbracciavano sempre. Sì. E sono stato, riguardo all'arbitro, ho sudato freddo quando all'inizio del secondo tempo Nonni in aria c'è stato quella che non era rigore assolutamente, però visto l'arbitraggio che non è stato a favore del, non bisogna dire questo, però sicuramente certo. Qualche fischio in più,
temevo questa mania di protagonismo potesse in qualche modo portarlo a fischiare qualcosa che non c'era. Certo. Invece in quella circostanza fortunatamente non è andata così. Però è una realtà, non ci possiamo lamentare, perché poi questi arbitri sono così anche da altre parti, non è che ce l'hanno con noi. Però si rischia male, di vanificare. Male, esatto, di vanificare. Noi ovviamente abbiamo interesse a vincere, scendiamo in campo, tutti hanno interesse a vincere, ma noi ovviamente abbiamo questo obiettivo di centrare la vittoria del campionato, e per cui avere poi l'errore arbitrale che ti penalizza. E in una circostanza, quando c'è stato il fallo e non l'ha fischiato, sì, c'è stata un'azione molto pericolosa del Roma City. Sì, quindi sì. Lì, queste sono cose che era evidente, era palese, l'hanno visto tutti, eppure è andata così. Io rimarcherei anche un'altra cosa. Questo campionato è l'unico dove non ci sono i play-off, ne sale solo una. Ieri guardavo uno dei tre gironi della Serie C, le prime 10, cioè la prima sale direttamente, le altre 9 fanno i play-off. E in Serie C. E come diceva anche Matt, il presidente dell'Aquila, qualche settimana fa, si rischia che 5-6 squadre spendono tantissimo, ne sale solo una, poi magari l'anno prossimo sono in difficoltà. Quindi da rivedere un po' anche la formula di questa serie. Ma sarà sempre peggio se va in atto la riforma. Se entra la riforma, sì, però non è giusto. Non è giusto, no, anche perché si andrebbe a creare un quarto livello ancora nei pensieri di Gravina ancora, però potrebbe essere attuato e i dilettanti conterebbero sempre meno. Sì, però Franco... c'è qui Matt che gestisce la società con Mark e con gli altri amici, ma allestire una squadra di Serie D è costoso. Certo, questo discorso sottolinea l'importanza di una programmazione vera. Quindi noi abbiamo investito, stiamo investendo, e però lo stiamo facendo, secondo noi, intelligentemente. Non è che stiamo buttando via soldi senza senso. E questo ci aiuta a evitare un calo in futuro, quindi stiamo cercando a tutti i costi di vincere il campionato, stiamo investendo risorse umane, risorse economiche, però non mai rischieremo il futuro così, perché poi rischi di far smantellare tutto l'anno prossimo. Non è questo un vero progetto. Certo, con oculatezza. Quindi continuità, insomma, allestire anche la squadra con oculatezza, come diceva Franco, cioè senza spese folli. Sì, sì. Prima abbiamo parlato di Maldonado. Sono tutti bravi, è brutto fare nomi, però due paroline anche su Esposito. Grande sicurezza ha acquisito anche nelle uscite, quindi... Davvero uno dei migliori portieri, credo, non solo del girone F, ma uno dei migliori di tutti e 9 i gironi della Serie D. Esposito per noi è un pedino molto importante. Stiamo già in trattativa col Benevento, così per garantirci un futuro insieme a lui, perché lui può fare un percorso molto importante, come l'abbiamo fatto con i vari Pacillo, Crisovergi, Serra. Io penso che noi abbiamo costruito una bellissima base, così da cui possiamo crescere anche in ottica futura. Anche perché gli under, giustamente, nella prima parte di campionato hanno fatto la differenza un po' al contrario, diciamo, no? Poi siete intervenuti giustamente per rinforzare proprio il reparto dei più giovani. Dobbiamo ringraziare anche Nicola, perché Nicola, nonostante il fatto che io e lui a volte ci bisticciamo, perché naturalmente ci conosciamo per una vita, però lui ci tiene tantissimo a questo progetto e lui gestisce ogni queste decisioni non soltanto con il nostro portafoglio, ma anche col cuore e anche con il cervello, che in progetti così ci servono. Quindi i vari Pacillo, Esposito sono frutti anche del suo lavoro, quindi ci teniamo a ringraziare anche lui. Mancano 12 giornate, sono tanti, 36 punti ancora in palio, tantissimi, quindi può succedere di tutto, Matt, ancora? Sì, speriamo che può succedere un bene per noi. Se si vince sempre è matematico, però bisogna vincere pure a San Benedetto. Marco, tu che dici? Ogni settimana è una guerra, un campionato, ci sono tutte le squadre che possono battere ogni settimana. È una girone proprio difficile, eh? Difficile, e
così la fa anche più bello a guardare le ultime 12 giornate. Non ci sono partite facili. No. Come abbiamo vissuto già in campionato, abbiamo senza citare nomi, siamo andati a campi dove sulla carta sembrava una partita facile, poi abbiamo pareggiato, abbiamo perso, poi c'erano delle partite in casa, partite molto sulla carta molto più particolari che abbiamo vinto, quindi abbiamo 12 finali da cui dobbiamo prepararci. Io non ho visto la gara della San Benedettese contro l'altra squadra molisana, il Vasto Gilardi, ma 1-0 fino al 90esimo, quindi il risultato rotondo 3-0 si è sviluppato negli ultimi minuti, quindi anche la Samb non ha poi fatto una goleada contro Vasto Gilardi che è in fondo alla classifica. Sì. È quello che diceva Mark, no? Non ci sono gare facili, no. Prima ultima c'è sempre un punto interrogativo, nel calcio nulla è sicuro, quindi cosa può accadere? La pausa, Matt, qualcuno teme queste pause, ma secondo me arriva nel momento giusto. Certo, specialmente perché abbiamo dei giocatori che hanno bisogno di un po' rifiatare, tipo Serra dopo un infortunio, non aveva 90 minuti sulle gambe. Per noi questa sosta io penso che ci aiuterà. Senigallia sarà un'altra bella battaglia sportiva. Per noi hanno uno dei giocatori più forti del Cariota. Anche Schefter. Sì. No, sono una bella squadra anche giocando fuori casa. Per loro immagino che sono quasi all'ultima spiaggia, quindi questa partita per loro è assolutamente da vincere. E noi cosa facciamo questa domenica? Deve organizzare qualcosa, deve aspettare un'altra 2 settimane. Sì. Dobbiamo essere in famiglia. Sì. Vi reclamano in famiglia adesso. Sì. Ma ormai Mark è proprio entrato nel ruolo di grande tifoso, oltre che di tuo partner nella società, no? No, Mark è ormai lui. Ogni decisione di sostanza che prendiamo, lo prendiamo insieme. Abbiamo anche un gruppo indietro ben solido che possiamo chiamare per consiglio. Quindi anche se sembra che io o Nicola sono quelli che prendono queste decisioni, non è vero, perché io e Mark e tutti gli altri condividiamo tutte. E c'è anche un sostegno, perché quando gestisci una società di calcistica Non c'è una decisione che ha un'opinione, un parere, un'anima. Quindi quando noi prendiamo decisioni che forse a volte non sono condivise da altri, loro ci dicono sempre: non ti preoccupare, noi siamo con voi. Quindi vinciamo insieme, perdiamo insieme e così lo faremo anche per il futuro. Ecco. Vinciamo insieme. Esatto. Insieme. Vinciamo, pareggiamo, vinciamo. Però vedi, a meno che manteniamo la media inglese, due punti a partita. Media inglese, esatto. Dalle parole e Pergolizzi ne ha 2,2 a partita. Sì, quindi, esatto. Pergolizzi, media... ma lui stava viaggiando verso 2,4 a Roma. Sì, poi prima... c'è stato il pareggio e la sconfitta. Sì. Che hanno un attimo. E ormai ha 2,2 punti a partita, è importante. Sì, ma ha lavorato anche sulla mente dei calciatori, perché è importante anche questo, il mister. Sì, lui anche ha portato con lui un mental coach che lavora sul lato psicologico, che in questo campionato, quando hai ambizione di vincere, non c'è margine di errore, e il lato mentale, psicologico, forse a volte è più importante di quello fisico. E poi è stato bravo perché si è affidato a professionisti del luogo come staff tecnico. Certo. Ha trovato Giovanni Piccirilli, allenatore della Juniores, che è un ottimo tecnico. Giovanni insieme a Domenico Progna. Progna, chiaramente. Sono due che con noi non ci dobbiamo mai preoccupare. Loro sono sempre a disposizione, a servizio del progetto, della piazza. E questo per i proprietari come noi. Questa è una cosa, è un regalo, perché anziché bisticciando e litigando, dicendo tu devi fare questo, loro
faranno tutto quello che serve per questo progetto, per noi un grandissimo valore aggiunto. E poi non si può non spendere una parola per il campo, per come è mantenuto, così bello, bellissimo, da Serie A, insomma. Ma guarda, prima Mark parlava d'Inghilterra, Londra, hai citato Londra, ma quello è un prato da Premier League, sì. È un'erba è fantastica. Io ho preso un pezzo oggi, ho messo nella cartellina. Gliel'hai detto a Goffredo? Gliel'hai detto a Goffredo? No, altrimenti ci darà lui una multa. Lui. Un pezzettino così. No, ma Goffredo è un artista sul campo, lui vive, respira per la manutenzione del campo, è il suo domo. È così. Abbiamo ancora qualche minuto, poi so che avete un impegno con la squadra questa sera, quindi vi ringrazio per essere stati qui con noi. E, ecco, diciamo Franco, prima parlavi di operazione simpatia, no? Ma dobbiamo dire che Matt, i suoi partner, i suoi collaboratori, insomma, risultano simpatici a tutti. E credo che Matt sia uno dei presidenti più simpatici che questa squadra ha. E deve diventare anche quello più vincente. Sì, sì. No, perché Matt ha sempre dichiarato il più longevo, nel senso che volevi superare anche Tonino Molinari, che è stato per anche tanti il più anni. Giovane, credo, il più giovane, infatti. Più giovane. Meglio cattivo e vincente che simpatico e perdente. Cercheremo di fare tutti e due. Si può fare, insomma, entrambe le cose, no? Cercheremo di farlo. Allora, noi in questo progetto ci mettiamo tutta, e questa è la nostra promessa. Una curiosità, Matt, come si fa a gestire un club che poi ormai le società di calcio sono delle vere e proprie aziende a migliaia e migliaia di chilometri di distanza? Perché ormai abbiamo trovato persone in gamba di cui possiamo affidare al 100%, quindi hai citato i vari Mario Colalillo, Giacomo, Nicola. Avendo il lusso, direi, di chiamare Nicola e di mandarli in Italia, così senza nessun domanda, lui dice va bene, io domani sarò in Italia. È per noi un valore incredibile. Per rispondere alla tua domanda, Franco, sono sempre le persone, e la distanza. La distanza, quando hai le persone importanti, la distanza non c'entra. Siamo quasi in conclusione, volevo fare un passaggio veloce a testa. Franco, comincio da te. Sosta, sono d'accordo che arriva nel momento giusto, perché Campobasso ha anche bisogno un attimo di rifiatare, perché questo inizio di giorno di ritorno era partito alla grande con le due vittorie, poi c'è stato quel pareggio con l'Atletico Ascoli, la sconfitta dell'Aquila, avevano un attimo reso l'ambiente un po' più, non dico titubante, però qualche preoccupazione in più c'era stata. La vittoria di oggi era fondamentale per ripartire, 12 finali, sottoscrivo quello che avete detto, e credo che con questo entusiasmo si possa sopperire anche a qualche deficit, tra virgolette, tecnico, che a volte magari ci può stare sul campo, il gol divorato magari davanti alla porta, perché anche in Serie A si sbaglia, quindi lo voglio ricordare questo. Lo stesso Di Nardo, che a volte viene beccato un attimo, cioè oggi ha fatto una partita di sacrificio, 6 gol le ha già fatti, sì, cioè, Di Nardo è un attaccante che si danna l'anima, quindi bisogna comunque sostenere uno per uno questi calciatori, che si nota che danno tutto sul campo, e questo credo sia il merito maggiore di Rosario Pergolizzi, che è stato bravo davvero a lavorare, oltre che sulla parte tecnico-tattica, anche proprio sulla mente dei, sì, sì, dei calciatori. Luca? Ma invece un nuovo apprezzamento a voi, dello staff societario, la parte presidenza, tutta quanta la squadra, che guarda da lontano, ma senza le pressioni di chi, appunto, noi abbiamo questo come obiettivo, che è quello di vincere, ma non c'è quella tensione che certe volte si respira, c'è invece una grande dimostrazione di fiducia, che secondo me anche serenità, Luca. Dà molta serenità, sì, e soprattutto rende le persone con la voglia di fare sempre meglio, certo. Quindi sono riusciti in questo, a trovare le persone giuste, esatto, e a motivarle nel modo giusto, quindi secondo me è questo il vostro più grande merito, quindi la scelta delle persone giuste e il modo giusto di gestire senza la pressione, ma regalando voi stessi fiducia a loro. Certo.
Grazie. Mark, che dire? Prima ti voglio ringraziare. No, grazie a voi. Per l'invito. No, grazie a voi che siete qui. Voglio ringraziare la gente del paese di Campobasso. Si poteva sentire l'energia oggi. Voglio anche ringraziare Matt per quella chiamata quasi 2 anni fa. La chiamata pazzesca. Sì. La chiamata pazzesca. No, ma prima raccontando tu hai detto ok, si può fare, cioè il tempo era pochissimo. Quindi... No, ma le premesse che erano... C'è la squadra? No. C'è l'allenatore? No. Allora si facciamo. C'è stadio? Magari. Può darsi. No, però non c'era nemmeno il terreno. L'erbetta. Non c'era nemmeno l'erbetta. No. Non c'era una bella storia. No, giocavamo... Almeno una bella storia. Abbiamo giocato a Riccia. A Riccia. Le prime quattro partite sì, casalinghe. Sì, sì. Poi contro l'Isernia al debutto. Sì, sì, sì. Anche con un campo non ottimale in quella. Però l'importante è che... Sì, sì, sì. Lascio a te la chiusura. Solo una domanda, poi ti lascio... il tuo intervento, quando eri solo, diciamo, socio, non proprietario al 100%, hai spesso usato il termine underdogs. Sì, sì. Ed era un termine che, insomma, lo usavi spesso. Certo, e questo, noi, la storia di Campobasso ci ha colpito sempre fino in fondo, perché è una storia di un popolo forse a volte un po' sottovalutato, dimenticato, per un popolo con una genuinità, è una speranza, è una potenzialità che noi l'abbiamo sempre ritenuto enorme. E questa anche rappresenta la storia degli underdogs. Quindi, quindi non è un insulto, è invece il contrario. È un... Under Wolves, magari. Sì, sì, Under Wolves. sotto lupi. Che dire in chiusura, Matt? No, un ringraziamento alla piazza che sta rispondendo a questo progetto in maniera fantastica. Dopo una delusione di qualche anno fa, che ormai è acqua passata, ci teniamo a ringraziare il nostro gruppo societario che ha sposato questo progetto quasi ad occhi chiusi, perché hanno creduto in noi, hanno creduto anche in questa piazza. E poi la promessa che manteniamo sempre è un futuro importante, una programmazione importante, è un pragmatismo intelligente sulla gestione della squadra, e poi i risultati sono sempre imprevedibili, però subito dopo la partita contro la Turris per vincere l'eccellenza, io e Marco abbiamo detto guarda, noi partiremo per vincere e questa rimarrà sempre il nostro obiettivo, poi alla fine i risultati sono imprevedibili, però partiremo sempre per vincere, poi cercheremo di dare tutto. Il tuo meno 34 all'inizio campionato, sì, io meno già, 12. Io in testa ho già un meno 38 a maggio, giugno, però non lo voglio dire. Questa è la chiusura perfetta. Questa è nuova. Chiudo, prima di salutarvi, dicendo, Franco, si parla spesso, Luca, di zone interne, in Molise e soprattutto questa città, perché non siamo né sulla costa né loro ci fanno sentire meno isolati. Cittadini del mondo. Esatto. Sì, sì, è così. L'ho detto prima, diceva una cosa interessantissima, cioè, l'ho notato anche lui, insomma, spesso ci sottovalutiamo noi stessi, ma noi abbiamo tantissime risorse, umane soprattutto, grandi capacità e soprattutto grandi margini anche di miglioramento. Anche turistiche. Anche turistiche, assolutamente. Certo, lavorare sulle infrastrutture sarà fondamentale, avremmo potuto già farlo da tempo, però diciamo, le prospettive sono queste. Se si lavora sulle infrastrutture e si rende il Molise più facilmente raggiungibile, abbiamo tutte le carte in regola perché possa essere visitato per vari motivi, anche per venire a vedere il Campobasso Calcio. Bisogna dare atto, visto che c'è l'assessore, che questa amministrazione, insomma, sullo stadio ha lavorato. Certo. Dopo diversi anni in cui si era rimandato, i lavori sono stati per il momento dobbiamo farne fatti, ancora altri, saranno fatti altri, però cioè, devo dire che è importante proseguire. Poi, si critica sempre qualche volta, insomma, secondo me. E allora io ringrazio per questa puntata speciale, diciamo, di domenica. Di solito andiamo il giovedì, ci vedremo giovedì prossimo. Il collega Franco De Santis, grazie. Grazie Franco, a te, buon lavoro. A te, buonasera a tutti. Cosa grazie. Ci anticipi il titolo Primo Piano Molise domani? Beh, un punto sul fatto che è stato un lupo tosto e cinico.
prima della queste sono, Franco, sono aggettivi che mi sono piaciuti. Il headline del giornale di domani deve essere: Consuelos ha tolto un pezzo di erba rischiando una multa. Lo scoop della grande. Grazie all'assessore allo grazie sport del Comune di Capobasso, Luca Pietano. Grazie Marco. Grazie. Grazie per essere stato qui nei nostri studi. Grazie. È sempre un piacere, grazie a voi. Per buon viaggio, buon ritorno. Grazie. E un grosso in bocca al lupo grazie. Per questa stagione, ma in generale per il progetto. No, non siamo noi grati per il vostro sostegno e noi saremo sempre alla vostra completa disposizione. Grazie, grazie. E noi ringraziamo voi che ci avete seguito. Ci vediamo giovedì prossimo. Buon proseguimento con i programmi di Teleregione Canale 17. Grazie.